Buhaioli c'è le paste, buhaioli le son fresche. Buhaioli c'è le paste, le maiale alle finestre. Allora buhaioli, oggi anatra alla Pistoiese. Andiamo a fare un soffrittino. Mi raccomando, il soffritto deve essere proprio abbondante. Se volete stare leggerini, perché il soffritto c'è peso, può andare a mangiare di sovisso. Quindi, allora, andiamo a fare il soffrittino. Con la cipolla. Le carote, mi raccomando, le carote devono essere tagliate non troppo, non lo fai troppo fine questo soffritto, fallo diciamo grossolano, gli è più buono, ma più buono, gli è più caratteristico. Allora, soffrittino in sera, ragazzi, precedentemente risciacquato nell'acqua della brana, andiamo a pigliare le coste di sedano. E si va a fagnare, ma sanno una sega a prato una volta ci trovò uno che ce lo trovare. Allora, anche questo grossolano. L'aglio, mi raccomando, e il ramerino, io ce lo metto intero, almeno poi lo rilevo, perché sennò poi rimane tritato, rimane venti e meno porcaio. Andiamo a rimestagnere. Basta, le son finie. E fa onto che un tapi detto nulla. Una volta fatto il soffrittino con l'olio nuovo 15-40 astro, si va, diciamo, nel frattempo che si sta dorando, si va a tagliare l'anatra. Le paste e le maiale alle finestre, buhaioli ce ne tanti, ma le paste le son finite. Una volta risossata l'anatra, io l'ho pulita, diciamo, ho levato il grosso, la carcassa, diciamo, l'ho levata e l'ho data ai cani. Andiamo a preparare un po' di spezzatino tagliato, diciamo, grossolano e un pochino più fine il tritume per fare poi anche, diciamo, il ragù nell'insieme integrale. Una volta che gli ha preso il bollore che sta rosolando, diciamo, si va a mettere il vino bianco secco e si va a fare evaporare. Allora, la sua morte gli è su maccheroni. Maccheroni alla Pistoiese, che non gli è no maccheroni quelli della pasta napoletana. Il maccherone in Toscana gli è quello quadrato, un po' allungato. Ora si va a fare a mano. Pegatini e la bistecca alla fiorentina, un fiasco. Allora, io faccio tutto a occhio. Farina per 4 persone circa, 4 ovi, 4 pizzi di sale e diciamo un pochino d'olio d'oliva. Sì. Ma sanno una sega, osso in Emilia Romagna, abbiamo si fa fare la pasta, i maccheroni, mortacci. Una volta aggiunta un pochino d'acqua, a occhio, si va a rimestagnare d'altro. Poi a mano, si seguita con le mani. Allora buhaioli, una volta lasciata riposare la pasta, si va, diciamo, si passa a spianarla. Io fo tutto di mattarello a mano, se poi volete usare il macchinino, tanto gli è la stesima. Allora, andiamo a spianare il più fine che si vuole. Andiamo a tagliare i maccheroni 5 cm per 10, come vengano quadrati, un po' rettangolari. La ricetta originale dice 5 per 20, però io li faccio quelli più corti. Una volta fatti i nostri maccheroni pistoiesi, si lasciano asseccare, se detto, una nottata. L'anatra io la fo cuocere, diciamo, un paio d'ore a cottura lenta, aggiungere anche un po' d'acqua per, diciamo, per non farla attaccare. E via via, se manca, la va rimessa. Alle finestre, buhaioli ce ne tanti, ma le paste le son finite. E in Toscana, mare ma maiala, infestata, lurida e ladra. Buhaioli c'è le paste, buhaioli le son fresche.